Sindaco Mauro Gattinoni, il 2022 sarà l'anno delle opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, opportunità che a Lecco si declinano su tre piattaforme, ovvero quella della piccola, dei piani d'erna e del lungolago. Qual è lo spirito dell'amministrazione e quali sono gli auspici per questa sfida? L'amministrazione e il PNR hanno un obiettivo comune, cioè quello di cambiare i luoghi per cambiare la qualità della vita delle persone che vi abitano. In questo senso il PNR, noi abbiamo candidato ai bandi nazionali degli spazi che hanno bisogno di essere migliorati e proprio per questo ci hanno dato i soldi, perché hanno ritenuto che i nostri progetti fossero validi. Partendo dal lungolago abbiamo circa 6 milioni di euro dati dal PNR più altri da bilancio comunale per riqualificare tutta la passeggiata, rendere cioè molto più attrattiva questa zona del lungolago, sia per i commercianti, per i turisti, per i cittadini, così che sia una piattaforma. Cos'è una piattaforma? Uno spazio ampio, attrezzato, accessibile, infrastrutturato, dove devono succedere delle cose. Bisogna fare accadere delle cose, cioè proposte culturali, proposte sportive, proposte commerciali. E questo, badate bene, vale sia sul lungolago, ma anche sulla piccola. I 4 milioni complessivi del primo lotto, diciamo, di interventi, di cui solo due coperti in realtà dal PNR, servono proprio a cambiare la struttura di questi due capannoni meravigliosi dal punto di vista tecnico e architettonico, ma vogliamo farci dentro due cose importanti. Primo, uno spazio commerciale, quindi mercato coperto e ristorante, nella stecca sud, quella più verso Pescarenico. La stecca nord invece sarà uno spazio culturale per i giovani, ricreativo, dove vogliamo anche che le connessioni con il Politecnico, le connessioni con le scuole superiori, con la biblioteca, quindi dove c'è produzione culturale, ecco, diventi questo il motore per la città dei giovani. Abbiamo parlato della piccola, insomma, questi 4 milioni di euro, progetti importanti, però i cittadini vogliono sapere quali sono gli step concreti che porteranno a diventare realtà questa ipotesi che avete tracciato. Per quanto riguarda la piccola, entro l'autunno potrebbero partire i cantieri, perché abbiamo avuto tutti i pareri positivi, compreso quello della sovrintendenza. Si tratta proprio di dare la progettazione esecutiva e definitiva e poi fare le gare per assegnare i lavori. Un po' più di tempo invece per il lungolago, perché proprio in forza dei maggiori soldi che sono venuti dallo Stato abbiamo deciso di non focalizzarci su un pezzettino di lungolago, ma di progettarlo tutto, quindi dal Monumento ai Caduti fino al Tamoil. E lì ci sarà spazio per le gradinate lungolago, la piscina galleggiante, dei chioschi, degli attracchi anche per i kitesurfer. Questo vuol dire che il progetto preliminare ci verrà consegnato entro la fine di maggio di quest'anno, dopodiché avremo tutte le fasi di progettazione di dettaglio esecutivo per andare a bando con l'autunno, quindi cantieri 2023. Se ne parla da anni il lungolago, la passeggiata più amata dai lecchesi, dai turisti. Voi avete questo grande progetto su tutto il tracciato. Vogliamo un po' raccontare quali sono gli elementi distintivi, concreti, insomma, cosa avranno i lecchesi quando sarà completata l'opera? Diciamo che il lungolago nel suo complesso è uno dei più estesi d'Europa, sono circa 10 chilometri se partiamo da Rivabella e arriviamo fino a Pradello, perché questo è un po' il campo del nostro lungolago. Noi ci focalizziamo su un segmento che è quello urbano, mentre il progetto generale prevede un'esperienza ogni chilometro, quindi l'esperienza dello sport, l'esperienza del commercio, l'esperienza della cultura. Ecco, per quanto riguarda il segmento centrale, dopo l'imbarcadero, quindi tra l'imbarcadero e la statua di San Nicolò, ci sarà uno spazio sull'acqua, una nuova piazza a gradoni che scende e penetra quasi una ventina di metri dentro nello spazio del lago, proprio per creare una nuova superficie e creare un maggior contatto proprio con l'elemento naturale. Salendo verso i gradoni, quelli dello sci nautico, tanto per intendersi, della Malpensata, lì prevediamo invece una chiatta, quindi uno spazio galleggiante molto ampio, ospiterà un paio di piscine e soprattutto uno spazio di rimpetto proprio alle gradinate, utile di giorno per avere una spiaggia urbana, prendi sole, e di sera diventa una quinta spettacolare invece per gli spettacoli. Il sistema, che sarà composto tra la gradinata e la piattaforma, costituirà una specie di anfiteatro naturale dove creare degli eventi. Quindi spazi nuovi che possono essere vissuti in maniera nuova.